so, non lo so, non lo so, è una terna arbitrale. Grazie. Vediamo chi gioca con il 5. 12. 14. Ritrovati alla prima partita del Venice Champions Trophy. In campo nel gruppo A abbiamo Lugano e Ajax, primo pallone per il Lugano che vedete in maglia nera contro l'Ajax con la consueta maglia bianco-rossa. Sì, si affrontano sicuramente due squadre subito interessanti, l'Ajax uno dei migliori settori giovanili al mondo storicamente, il Lugano che è squadra organizzatrice anche di questo torneo, quindi evidentemente ci tiene a fare bella figura. E allora subito il pallone per Novoselski che prova a controllarlo, poi viene fermato, ma attenzione, palla dentro in profondità a servire David Krasniqi che non può arrivare, c'è la chiusura da parte di Setford. E allora riparte l'Ajax, il tocco in profondità con il tentativo di anticipo molto buono da parte di Christian Fodor, poi però recupera palla molto bene Konadu. Pallone all'indietro ancora per il portiere numero uno del Lugano, Vania Vilko. La primissima impressione è che i giocatori dell'Ajax siano fisicamente davvero imponenti, ce n'è un paio davvero di grande struttura fisica nonostante l'età ancora giovanissima, è certamente una delle squadre che lotterà per la vittoria finale, quella olandese. Peraltro c'è anche l'altra selezione, la Corver Selection, che affonda le sue radici nella tradizione olandese. Vedremo insomma questo confronto tra due scuole molto importanti. Abbiamo visto il bellissimo numero da parte di Krasniqi, il numero 9 del Lugano, poi c'è il calcio di punizione per il fallo commesso da Don Delaya O'Neill, il numero 11 dell'Ajax. Attenzione, allora ancora il tentativo da parte di Milad Amirzade, pallone recuperato dall'Ajax, può salire con Arifi Iaiden. Ancora la palla per il numero 7 che se ne va sulla destra, prova a tirare in porta direttamente verso il portiere, ha tentato l'anticipo. Intervento un po' troppo irruento qui da parte dell'attaccante olandese. C'è comunque calcio di punizione dunque in favore del Lugano con Vania Vilko. Adesso il pallone in avanti deve uscire, molto bene lo fa Setford, un po' alla Neuer, ha giocato quasi da libero aggiunto. Sì, molto alto il portiere olandese in campo, tradizione appunto della casa, giocare con il portiere molto fuori dai pali per partecipare all'azione. Adesso il pallone per Maxim Novoselski, prova ad andare via al numero 2 Verkoel che lo ferma con un fallo secondo l'arbitro, allora sarà calcio di punizione per il Lugano. Sì, è abbastanza netto qui l'intervento del numero 14 sul numero 14 del Lugano, attenzione. Il pallone dentro e c'è il tentativo da parte di Milad Amirzade che però non trova la porta. Squadre che potranno sfruttare in questo caso anche l'ora non troppo proibitiva per giocare a calcio, c'erano partite programmate più avanti in giornata anche intorno a mezzogiorno che probabilmente saranno anche più dure fisicamente. Intanto qui c'è un tentativo da parte del già grandissimo a livello fisico, il numero 9, anzi il numero 8 dell'Ajax, si tratta di Konadu, Don Angelo Konadu.
Ancora 0-0 il risultato tra Ajax e Lugano. Adesso attenzione a Krasniqi, che ha già fatto vedere di avere delle grandi doti tecniche. Prima un bel dribbling nello stretto, adesso il pallone in avanti a cercare Don Delaia O'Neill, che però non può raggiungere il pallone. E allora c'è però il gioco fermo, ha visto una scorrettezza l'arbitro. Sarà calcio di punizione per l'Ajax. Si fa vedere il numero 3, Van der Graaf, che prova addirittura a calciare direttamente in porta con il pallone che si alza sopra la traversa. Nessun pericolo in questo caso per Vanya Vilko. Sì, ricordiamo anche che si gioca tra squadre composte da 7 giocatori, campo evidentemente ridotto, pari a circa la metà di un terreno a 11, con gare lunghe 45 minuti. Attenzione adesso con il numero 9, il tentativo di Krasniqi, che poi viene fermato però benissimo dal numero 7, Yaiden Arifi. È partita tutt'altro che amatoriale come livello, perché insomma sono squadre ben disposte in campo anche dal punto di vista difensivo, mi pare. Non ci sono troppe ingenuità della tipiche dell'età dei giocatori, ma c'è grande concentrazione e grande anche attenzione, direi. Attenzione alla progressione da parte di Konadu, va più veloce di tutti. Konadu si gira sul destro, prova a calciare in porta. E c'è rimessa dal fondo, non ci sono deviazioni secondo l'arbitro. Ancora una bella azione però di questo numero 8, Don Angelo Konadu, sicuramente uno dei migliori in questi primi minuti. Ancora Konadu con la suola, però perde il contatto, ritrova palla in maniera molto caparbia. Poi c'è Van der Graaf a centrocampo, prova a manovrare l'Ajax. Ancora il numero 3, Luke Van der Graaf, va in dribbling, ancora Van der Graaf, può calciare con il destro, Van der Graaf, e arriva il gol del vantaggio, l'Ajax avanti 1-0. Con l'azione bellissima di Luke Van der Graaf. Arriva alla fine di un'azione molto lunga e autorevole quasi di questo Ajax, che da qualche minuto ha preso nettamente il controllo delle operazioni. Avete visto come ha aggredito in blocco, in massa, proprio all'olandese la squadra avversaria, l'Ajax. Un gol del numero 3, ma un gol che arriva alla fine di un lungo predominio territoriale della formazione olandese, che sembra davvero molto molto valida dal punto di vista tecnico e anche fisico. Ancora qui l'Ajax molto alto ad pressare. Attenzione, O'Neill si gira, pallone per Konadu, ancora cerca nello stretto O'Neill, un numero, fa passare il pallone, poi si va a scontrare con un avversario, alla fine riesce a far passare. Attenzione per il numero 7 Arifi, che però in area di rigore viene fermato sul più bello. Arriva però Konadu ancora una volta a recuperare palla, un attaccante, questo ragazzino, che si sta facendo vedere anche in fase difensiva, anche nel recupero palla. Attenzione adesso a O'Neill, il tocco e l'appoggio è comodo per Arifi, poi si va addirittura dietro dal portiere Tommy Setford, che gira largo per Arifi, va in velocità e supera due giocatori del Lugano, poi viene fermato però in maniera pulita. Bravissimo prima O'Neill a contendere il pallone anche da terra, c'è grande caparbietà. Intanto rivediamo il gol di Van der Graaf, destro e sinistro, grande proprietà di palleggio, poi bellissimo anche la conclusione, tutt'altro che facile per il portiere svizzero, che è riuscito solo a toccare, ma non era assolutamente facile respingere questo tiro. Adesso c'è calcio di punizione per l'Ajax per il fallo commesso su Konadu, non ha lasciato il vantaggio l'arbitro, il pallone era per O'Neill, proprio Konadu che sembra essere intenzionata ad occuparsi di questo calcio di punizione. La serietà con cui si concentra Konadu, che va direttamente in porta. Sembra un po' il leader di questa squadra, Konadu, non soltanto per la sua evidente superiorità fisica sui compagni, ma anche per un bagaglio tecnico decisamente da Ajax. Vi ricordo che si tratta di bambini del 2006. Intanto Novoselski prova a tenere in campo questo pallone. Ci riesce ancora Novoselski? Anzi no, il pallone era uscito, dice l'arbitro. Se la prende molto. E si arrabbia Novoselski, la palla però sembrava aver superato la linea laterale con le mani, che in effetti ci chiedevamo se su campi ridotti si potesse battere anche con i piedi, la rimessa, invece no, in questo caso valgono le regole del calcio a 11. Intanto ancora con il corpo Konadu, poi però perde il pallone, allora si ricomincia da Marco Ortelli, all'indietro per Vanya Vilko. In profondità ancora Maxim Novoselski. Anche Lugano se la cava bene nel palleggio. Attenzione adesso al pallone dentro per Gioele Salvadore, ancora lui con il destro, poi Novoselski, e arriva il gol del pareggio. Maxim Novoselski, 1-1.
Avevamo visto come Lugano stesse comunque provando a reagire al grande inizio dell'Ajax. Qui un pallone recuperato e un 3 contro 1 con l'Ajax un po' scoperto in difesa, un rimpallo poi che favorisce la conclusione numero 7, poi a porta vuota è bravo Novoselski. Era stato bravissimo Setford a respingere l'esterno di Joele Salvadore, poi però Novoselski per il tapin vincente dell'1-1 e dunque parità. Dopo il gol di Van der Graaf arriva il pareggio di Maxim Novoselski. Adesso è Konadu che lotta ancora una volta, poi con la suola ha messo giù in maniera netta, calcio di punizione per l'Ajax. Konadu un gran problema per i piccoli del Lugano che stanno davvero soffrendo. Difficilmente vedremo un giocatore così imponente anche nelle altre squadre, si candida subito ad essere una delle stelle di questo torneo, questo Don Angelo Konadu. Vi ricordo 2006, quindi under 10, anche se insomma è già molto grande a livello fisico Konadu. E allora O'Neill per la battuta di questo calcio di punizione, Don Delaia O'Neill. Parte O'Neill, il pallone è dentro, viene respinto dalla difesa del Lugano, sarà rimessa laterale però per l'Ajax. Se ne occupa l'autore del gol del vantaggio, Luc Van der Graaf. Attenzione a Konadu che cerca di far girare il pallone, non passa, poi riesce a inserirsi ancora il pallone in profondità. Attenzione con l'uscita, ancora perfetta, e poi il pallone dentro con la chiusura da parte dell'Ajax che rimane anche in possesso palla. L'Ajax in maniera molto olandese cerca di fare la partita, però intanto si espone a dei bruschi contropiede, squadra che evidentemente ricalca già dall'inizio la filosofia che è della casa madre, quella olandese, di vorrà imporre il gioco in ogni momento. Ancora Konadu. Konadu che prova a girare verso O'Neill che aveva stretto invece dentro il campo, ha provato ad aprire invece lateralmente il pallone. Sono dei cambi intanto nell'Ajax. È entrato con la maglia numero 9 Serdar Tarik. Adesso il pallone è buono per Arifi, attenzione Arifi, va col destro, il gol all'incrocio dei pali e il vantaggio dell'Ajax con il numero 7 Jaiden Arifi. Bellissimo gol, calciato bene di destro, altro gol su cui il portiere del Lugano poteva davvero far poco, conclusione molto molto insidiosa con la palla che si alza e finisce sotto l'incrocio. Beh, non avevamo dubbi sulla cifra tecnica dei giocatori dell'Ajax, lo stanno comunque dimostrando. Dovrebbe essere stato Tarik Serdar, il neo entrato, appena entrato Serdar a segnare il gol del vantaggio. E allora 2-1 Ajax con il neo entrato Tarik Serdar, gli sono bastati pochissimi secondi per portare in vantaggio i suoi. Adesso va anche a lottare su questo possesso e si guadagna una rimessa laterale. Eccolo qui, Serdar. Naturalmente l'Ajax, come molte squadre olandesi, è un serbatoio di multiculturalità. Dai cognomi dei giocatori possiamo notare origini davvero da tutte le parti del mondo, sicuramente balcaniche, ma anche africane, naturalmente anche dei vari paesi europei e dal resto tipico dell'Olanda, della cultura olandese, l'armonia tra le varie culture che naturalmente si respira anche a livello giovanile, soprattutto a livello giovanile direi. Qui bellissimo il lavoro da parte di Amirzade, poi però perde palla il Lugano. Allora attenzione O'Neill, O'Neill dentro l'area di rigore, O'Neill, grande risposta da parte di Vilko. Bravo Vilko a stare in piedi qui, non si è lasciato ingannare dalle finte di O'Neill. E adesso si riparte da Novoselski. Pallone per l'autore del momentaneo pareggio del Lugano. Novoselski protegge bene palla, poi subisce fallo. Anche il fallo da parte di Mark Verkeul. Non trovo anche una discreta cattiveria dei giocatori dell'Ajax. Non è la prima entrata di un certo peso, squadra che evidentemente è abituata anche alla cultura della vittoria e della concentrazione in ogni momento. E allora Christian Fodor con il numero 3, attenzione perché è subito pressato dal numero 2 dell'Ajax, Verkeul.
che lo costringe alla rimessa dal fondo, subito battuta. Pallone recuperato ancora una volta dall'Ajax, attenzione al tentativo dalla distanza di Ferkeil che finisce lontano però dallo specchio della porta, c'è stata anche una deviazione, sarà calcio d'angolo. Davvero difficile respirare contro l'Ajax che ti viene a prendere davvero oltre la metà campo, pressing davvero notevolissimo, vedremo se riusciranno a mantenere col passare dei minuti questo ritmo. Il pallone dentro, troppo laterale, allora deve rincorrerlo, o meglio prova a farlo Antonelli. Pallone va in rimessa laterale, subito battuta dal Lugano per provare a sveltire le manovre con Simone Garantola, che però non riesce a rimanere in possesso, si lotta per il possesso. Il pallone per il numero 4 Timothy Strock. Alla fine il Lugano se la cava con un rilancio in profondità dove prova ad arrivare un giocatore del Lugano, invece è O'Neill che ancora una volta fa un gran numero, area di rigore, O'Neill perde palla proprio al momento della possibile conclusione. O'Neill sembra proprio il classico trequartista olandese rapido, tecnicamente dotatissimo, uno dei giocatori più interessanti proprio insieme a Konadu. Konadu che ha lasciato il campo, al suo posto è entrato Timothy Strock, ora sarà calcio d'angolo, se ne incarica proprio O'Neill, prova ad andargli incontro l'autore del gol del vantaggio, Serdar, ma O'Neill preferisce mettere al centro il pallone. Parte O'Neill, il pallone è dentro, il colpo di testa è alto sopra la traversa da parte di Senna Antonelli. Interessante come O'Neill abbia cercato il pallone alto in mezzo, evidentemente sono già... Si fida delle doti fisiche dei suoi compagni, evidentemente. Esatto, sono già settati su un calcio di livello più alto, evidentemente, categorie superiori. Adesso è De Graaf che raggiunge questo pallone sull'attacco di Garantola. Prova l'aggancio Strock, riesce molto bene, attenzione O'Neill, non altrettanto bene nel controllo con il destro. Pallone alto, difficile da controllare. Lugano che prova a ripartire, cerca il pareggio con Novoselski. Che fatica per il Lugano superare la doppia linea dell'Ajax, guardate quanto pressano i giocatori olandesi, c'è davvero un atteggiamento ultra aggressivo e qui recuperano ancora il pallone. E poi riesce a chiudere però Turchiev sull'attacco di Tarik Serdar, sarà però rimessa laterale per l'Ajax. Serdar non benissimo qua, Ferkeil che regala di fatto la rimessa laterale al Lugano. 2-1 Ajax, siamo ormai oltre la metà dell'incontro e mi sento di dire che il risultato è giusto, non sta assolutamente demeritando il Lugano, però l'Ajax sta avendo un atteggiamento davvero davvero complicato, credo che lo sarà per tutte le squadre di questo torneo. E allora Turchiev per la rimessa laterale, non prova la girata di testa Garantola, non ci arriva però Milad Amirzade, e allora ancora Ajax con Strock che riesce con la punta del piede ad anticipare l'intervento da parte di Ortelli, ancora Strock, possesso palla, poi viene fermato da due bimbi del Lugano, nella fattispecie qui Salvadore che si è immolato commettendo anche, però anche fallo. Anche Strock fisicamente è davvero complicato da arginare, adesso altra punizione, vediamo come la batte l'Ajax, il calci da fermo sempre interessante. Wafferk il palla dentro, questa volta svetta molto bene Antonelli, però Serdar recupera palla, Van der Graaf con la suola addirittura, il pallone per Strock, attenzione Strock col sinistro, la parata, altra azione bellissima dell'Ajax che davvero fa girare la palla a velocità incredibili per dei bambini di 9-10 anni. Recupero palla ancora da parte di Antonelli, sempre il numero 6, vede in profondità il tentativo, poi ancora il pallone che rimane lì col destro, la parata chiude bene. Così a palo, sai, palo sì, esterno. Palo, è palo esterno, è vero, perché non l'ha toccata Vania Vilko, che però era ben posizionato nella chiusura del suo angolo e non ha permesso il 3-1. Comunque devo dire che anche Lugano, nonostante il pressing asfissiante dell'Ajax, esce sempre bene in palleggio da queste situazioni, non è la prima volta che riesce a fare bei disimpegni. Prova a rincorrere Salvadore, ma c'è Strock più veloce, poi il pallone per Antonelli. Ancora Strock. Poi il tentativo dalla distanza di Ferkeil. Ajax che comunque
sembra avere qualcosa in più, non è ovviamente una nota di merito per il Lugano che sta facendo un'ottima partita, però l'Ajax sembra davvero una squadra come del resto ci si poteva aspettare vista la provenienza nobile di questa squadra, però davvero grandissima completezza, non manca nulla a questa squadra. Altro pallone recuperato. Adesso ci prova il Lugano con Ortelli, il pallone in profondità, l'uscita da parte di Setford. Rimessa laterale per il Lugano che prova a farsi vedere nella tre quarti avversaria, sarà Ortelli a rimettere in gioco il pallone. Buono il tentativo adesso per il numero 8 Amirzade che tenta la conclusione, viene sporcata, facile la presa per Setford, allora riparte subito l'Ajax, Van der Graaf, palla dentro per Strock che litiga per un attimo con il pallone, poi riesce a ritrovare il possesso, aspetta i compagni, li fa salire, molto intelligente ancora la giocata da parte di Strock. Poi sale Verkeul dentro per Strock che di prima intenzione calcia in porta anziché stoppare il pallone che si alza. Si è provato il gol spettacolare però molto difficile. E allora Vanya Vilko per Turchiev, riesce a liberarsi del pressing ma il pallone finisce fuori. Non può arrivarci il numero 12 Demid Borzienko. Van der Graaf sbaglia l'appoggio qui l'Ajax, però ancora Verkeul che esce benissimo, recupera Serdar che riesce anche a girare su se stesso e soprattutto a girare su Garantola. Serdar ha fatto vedere due o tre cose da quando è entrato di assoluto livello, non solo il gol, anche questo elegantissimo disimpegno a metà campo. La partita è finita, o meglio è finito il primo tempo, e quindi 2-1 per l'Ajax con Van der Graaf, il gol del vantaggio, 1-0, poi il pareggio di Novoselski e il gol del vantaggio dell'Ajax con Tarik Serdar che era entrato da pochissimi secondi, è riuscito subito a portare avanti l'Ajax. Adesso qualche minuto di attesa un po' per rinfrescare i bimbi che stanno giocando sotto il sole, sono soltanto le 9.40, vi assicuro che fa caldissimo, chissà cosa sarà poi più tardi, non osiamo immaginare. In questo momento dunque come cambia il gruppo A con l'Ajax che andrebbe a 3 punti, rimarrebbe a 0 invece il Lugano in attesa poi della partita tra Benfica e Lazio. Vi ricordiamo anche il programma con appunto Lugano-Ajax. A seguire ci sarà Krasnodar, Manchester United, poi Benfica, Lazio, Corver Selection, Malaga. Queste le partite della mattinata, mentre nel pomeriggio si gioca ancora ovviamente per le seconde partite dei gironi e quindi Lugano, Benfica, Krasnodar, Corver Selection, Ajax, Lazio e Manchester United, Malaga con la chiusura della giornata intorno alle 19.30. È stato un primo tempo comunque divertente, ha giocato benissimo dall'Ajax che ha imposto il suo stile, il suo marchio di fabbrica a un Lugano che comunque è riuscito spesso a uscire dalle difficoltà propostegli dall'Ajax. Il risultato mi sembra di poter dire che sia giusto perché l'Ajax dimostra una crescita, anche una maturità per questa età davvero stupefacente, ma il Lugano comunque ha tenuto botta e stanno comunque proponendo situazioni pericolose. Il 2-1 però mi sembra diventato, l'Ajax ha messo in mostra due o tre giocatori che valgono davvero moltissimo a questi livelli, penso a Serdar che ha fatto un gol bellissimo, ma naturalmente anche al giocatore numero 11 O'Neill, del quale abbiamo apprezzato due o tre numeri raffinatissimi. Tanto vediamo come l'allenatore stia cercando di spiegare ai suoi piccoli giocatori come sia meglio schierarsi in campo. Vi ricordo che si gioca 7 contro 7 come prevede ovviamente la categoria che in Italia è chiamata Pulcini, appunto under 10, migliori under 10 d'Europa, però li stiamo vedendo qui al Venice Champions Trophy.
E allora già in campo i giocatori del Lugano, si attende l'ingresso anche da parte di quelli dell'Ajax. Ecco qui tutto pronto per il secondo tempo. Vi ricordo il risultato è 2-1 di vantaggio per l'Ajax con il gol di Van der Graaf, il pareggio di Novoselski e il vantaggio, nuovo vantaggio dell'Ajax con Serdar. Primo pallone di questo secondo tempo per l'Ajax, si rivede in campo Konadu e O'Neill lì davanti. No, è un sito di streaming, Coaching Calcio Italia. Si riparte, ecco Konadu che va subito in progressione, viene fermato però da numero 8 Amirzade, forse l'unico giocatore del Lugano quantomeno fisicamente all'altezza dei giocatori dell'Ajax. Amirzade molto grande per la sua età. Adesso è cambiato anche il portiere del Lugano. Che tocca questo primo pallone. Con Dennis Criezzi dunque in porta al posto di Vanja Vilko. E naturalmente si fa in modo di dare spazio a tutti i giocatori della squadra. Rose da 11-12 giocatori, si gioca a 7, quindi c'è spazio per tutti. Specialmente perché il caldo lo richiede, lo rende necessario. Attenzione adesso a Nikola Ilić, viene fermato al limite dell'area di rigore. Secondo l'arbitro è calcio di punizione. E ancora una volta i giocatori dell'Ajax non vanno per il sottile quando si tratta di difendere. Qui è rimasto a terra il piccolo giocatore del Lugano. Ilić. Seconda, terza volta che l'Ajax entra con una certa perentorietà sugli avversari. Conta i passi l'arbitro, intanto sul pallone ci sono Amirzade e lo stesso Ilić. Sarà probabilmente il numero 8 a calciare, almeno sembra dalla concentrazione. Va Amirzade, la barriera a respingere, pallone ancora buono però per il Lugano. L'Ajax attacca immediatamente, attenzione, Konadu, può involarsi Konadu, c'è anche O'Neill dall'altra parte, cerca di servirlo, ma è splendido l'intervento di Ortelli in chiusura, riesce a evitare l'ultimo passaggio, adesso ancora Ilić, il tocco corto per Amirzade, Amirzade, un dribbling, ancora Amirzade, Van der Graaf riesce a fermarlo. Bravissimo Novoselski. Prima Ortelli, perché sembrava, quando abbiamo visto partire Konadu, sembrava davvero una formalità l'arrivo davanti al portiere, invece decisivo come scelta di tempo Ortelli. Ancora il Lugano con il pallone dentro, viene fermato però dal numero 10 dell'Ajax, Max Winters. Intanto possiamo vedere sul campo opposto i giocatori del Krasnodar che scenderanno in campo a seguire, che si stanno preparando. Krasnodar e Manchester United, come vedete nella maglia consueta rossa. Attenzione, O'Neill prova a far andare questa volta lui con Adu, ma non ci riesce. Winters lascia per la rimessa laterale, intanto è uscito O'Neill, avete visto, adesso Konadu. Ottimo il cambio di gioco da parte dell'Ajax per il numero 5 De Reuter, il tentativo da parte di Arifi con il pallone sul primo palo che però esce senza problemi in questo caso. Dennis Criezzi, portiere subentrato nel secondo tempo al posto di Vanja Vilko. Attenzione perché Konadu va al recupero palla. E allora c'è Winters che può mettere al centro, ma non arriva Arifi. Ancora recupero palla altissimo dell'Ajax che va a prendere, che va a cercare di prendere il pallone quasi all'altezza del limite dell'area avversaria. È un atteggiamento davvero importante della formazione olandese. Ancora in profondità la chiusura. Questo è un buon tentativo per Krasniqi. Krasniqi contro Van der Graaf che però... Ancora Krasniqi va con il destro, addirittura
la stoppa senza problemi Setford. Krasniqi qui ha avuto una grande occasione. Sì, forse è arrivato un po' stanco al momento del tiro, si era liberato benissimo dell'avversario, poi forse non ha nel destro la sua dote migliore. Lugano comunque rimane in partita, non era scontata questa cosa visto il valore dell'Ajax. Lugano però ancora lì ha un gol di distacco, ha avuto la palla del due pari, è una partita di ottimo livello, davvero inizia bene questo torneo come valore medio delle squadre in campo. Il rilancio da parte di Criezzi, il recupero però immediato da parte dell'Ajax con Antonelli. Adesso Krasniqi fermato dal solito Konadu, attenzione Konadu. Quasi in area di rigore, Konadu con il destro, la parata a terra molto buona da parte di Criezzi. E poi Lugano che riesce ad allontanare, adesso c'è Krasniqi, siamo già dall'altra parte. Krasniqi va ancora con il destro per evitare l'arrivo di Van der Graaf e De Reuter. Altro numero di Don Angelo Konadu che davvero sembra giocatore di categoria superiore. Krasniqi prova a superare con un pallonetto il portiere, ancora Krasniqi va col sinistro, il pallone è fuori. Qui c'è però il fallo perché il portiere ha toccato la palla con le mani fuori dall'area, sostenazione anche dell'assistente dell'arbitro, allora sarà punizione del limite per il Lugano, che l'Ajax si era fatto trovare ancora una volta scoperto in difesa, troppo entusiasmo in attacco per la formazione olandese che ogni tanto concede spazio. Allora attenzione a questa punizione molto interessante, prima l'Ajax, Lugano la battuta di potenza con Mirza, adesso vediamo Ilic se non vado errato che andrà forse con la soluzione di tocco, chissà. Adesso c'è Ilic, Amirzade va al tocco del pallone, potrebbe essere Ilic incaricato a calciare, va Ilic col sinistro, una gran botta sulla linea di porta, salva tutto l'Ajax, volevano un tocco di mano i bambini del Lugano, anche avete visto Novoselski che indica la mano con la faccia, anzi l'arbitro indica che protezione del corpo, dunque tutto regolare, ci è sembrato in effetti non ci fosse nulla di irregolare nella difesa della porta. Rivediamo meglio. Qui rivediamo solo la conclusione e poi la deviazione, attenzione, ancora un tentativo, la grande parata di Setford. Questa è una grande parata perché era probabilmente anche coperto, grande riflesso a due mani, mette in angolo, sta attaccando Lugano e sta davvero... Ci ha provato Ortelli, poi De Graaf, Van der Graaf allontana. Adesso il pallone dentro per questo tentativo da parte di Amirzade. Attenzione Novoselski, gran numero, Novoselski va a superare anche Van der Graaf, Novoselski però poi si perde sul fondo, interviene l'arbitro a dargli una mano. Gran partita anche di Novoselski, non solo il gol del pareggio 1-1 del Lugano ma anche tante iniziative pericolose in attacco, è Lugano che adesso ci crede, sta crescendo. Il pallone dentro, allontana ancora la difesa dell'Ajax, attenzione però Konadu, Konadu è più veloce di tutti, va Konadu in profondità, l'intervento però è perfetto da parte di Ortelli, ancora Konadu con il fisico, arriva però una segnalazione di calcio di punizione, qui Konadu è andato di spalla, è più forte di tutti ma... Sì, una giocata di Konadu da campionato primavera quasi questa. Però Ortelli devo dire che si è difeso benissimo, attenzione adesso alla ripartenza ancora una volta dell'Ajax, adesso si difende e prova a ripartire con la velocità e la rapidità di Konadu. Ortelli è stato bravissimo però. L'Ajax ha un po' perso compattezza rispetto al primo tempo, adesso difende in maniera un po' disordinata che qui si fa trovare un po' impreparato. Attenzione Krasniqi, ancora una volta Setford, strepitoso il portiere dell'Ajax, già due interventi decisivi. Krasniqi anche qui non lucidissimo, non freddissimo davanti al portiere. Setford comunque sta tenendo in piedi l'Ajax che un po' adesso sta pagando il grande pressing del primo tempo. Adesso la rimessa laterale è per l'Ajax con De Reuter che la lascia direttamente a Senna Antonelli, anche perché lascia il campo De Reuter, numero 5, lo vedete uscire. Antonelli per Winters,
Attenzione Krasniqi col destro, Krasniqi in diagonale e ancora una volta è bravo Krasniqi nel recupero palla, nell'andare ad attaccare, fisicamente dotato, qualche problema ancora sul coordinazione tecnica ce l'ha il numero 9. Sì, questa è stata la conclusione migliore di Krasniqi, che ha sfiorato il palo alla destra di Setford, però insomma un giocatore che col fisico mette in difficoltà qualunque difesa. Adesso l'Ajax recupera il pallone, attenzione Konadu e riesce a fermarlo benissimo Kriezi. Bravissimo il portierino del Lugano che rimane in piedi fino all'ultimo e aspetta la conclusione di Konadu, non precisissima in diagonale. Sì, forse non è neanche tutti i torti l'Ajax a lasciare solo in attacco Konadu, perché fa reparto veramente da solo, ne porta via due o tre con grande facilità. Qui molto bravo il portiere del Lugano perché l'aveva incrociata bene Konadu. Ancora Kriezi che gioca bene con i piedi, però c'è il recupero di Van der Graaf, con Adus a venire anche incontro. Attenzione Van der Graaf ancora lui e il gol del 3-1 lo segna per la doppietta personale Luc Van der Graaf, uno dei grandi protagonisti, il numero 3, ed è 3-1 per l'Ajax, il gol di Luc Van der Graaf. 3-1 che arriva il momento più difficile dell'Ajax, che sembrava soffrire, invece una grande azione personale di Van der Graaf. Adesso l'Ajax può controllare meglio la situazione. Adesso il pallone è per Kriezi. Tentativo da parte di Novoselski, vuole il tocco dentro a cercare Salvadore che però non può arrivare. Ancora Salvadore, riesce con la punta del piede, ancora lui. Salvadore! Il pallone fuori di un niente, era uscito Setford a far paura al numero 7. E un po' ci è riuscito, Salvadore sbaglia la mira, ma bella azione del numero 7, Gioele Salvadore. Si presenta bene in questo secondo tempo Salvadore, numero bellissimo da andare via all'avversario, poi... non ha trovato la porta, bravo anche Setford a chiudere tutto lo specchio possibile. Ancora Salvadore all'indietro, il pallone, tentativo adesso in profondità con la scivolata però perfetta, il fallo probabilmente commesso su Nicola Ilic da parte di Senna Antonelli. Allora calcio di punizione per il Lugano, è rientrato in campo anche Don Delaia O'Neill. E allora Nicola Ilic si è alzato anche un bel vento adesso che può anche essere d'aiuto ai il giocatori. Il pallone è dentro, la traversa da parte di Misha Turchiev che ha calciato davvero da distanza siderale, il pallone sulla traversa, ora Konadu va via proprio lo stesso numero 5 Turchiev, ancora Konadu cerca il tocco in profondità, deve uscire molto bene Kriezi ad allontanare, traversa del Lugano vicino al 3-2 a riaprire la partita in questi minuti finali. Beh, con Adu ancora strepitoso, rivediamo la traversa, una botta improvvisa e violentissima che ha davvero sorpreso la difesa dell'Ajax. Qui il grande momento di con Adu. Ecco Turchiev, l'autore della traversa. Tanto è rientrato in campo il numero 4 Strock, Van der Graaf che è sempre in campo, doppietta per lui. Ora lotta con Aduma, Ortelli è molto bravo, davvero molto bravo il numero 6 Ortelli, si è comportato benissimo su un difficile avversario come con Adu. Intanto Van der Graaf che ha dimostrato grandi doti difensive e offensive visto che ha segnato una doppietta. Ancora Van der Graaf, attenzione, ma c'è il fischio da parte dell'arbitro, sarà calcio di punizione per il Lugano. Sì, anticipo falloso secondo l'arbitro, ci poteva stare. Qui Novoselski prova a far tutto da solo, riesce a intervenire su questo pallone l'Ajax, ma la rimessa è per il Lugano. Esce il grande Konadu, grande protagonista della partita. Grande in tutti i sensi, anche se è sempre 2006. Sarà la stella anche delle prossime partite questo numero 8 dell'Ajax, veramente impressionante. Bravissimo ancora con i piedi il portiere Dennis Kriezi.
C'è un fallo su Turchiev. Fallo tattico qui, la malizia anche dei giocatori dell'Ajax che interrompono l'azione del Lugano quasi nella loro area di rigore. Con Serdar che però ha chiesto scusa in maniera molto sportiva, è stato un bel gesto. Ora pallone per Ilic, tutto mancino il numero 10. Prova in profondità, non trova però i compagni, allora riparte l'Ajax, Turchiev ferma tutto. Tentativo da parte di Salvadore, alla fine esce bene l'Ajax, O'Neill. Verkeil viene fermato, riparte il Lugano, pallone da parte di Ortelli, viene fermato ancora una volta e poi c'è il calcio di punizione segnalato dall'arbitro per il fallo di Ortelli su Antonelli, proprio il numero 6, Senna Antonelli. Tocco un po' pigro centralmente per Verkeil che ci arriva, attenzione Strock con la suola, Strock ancora lui, sbaglia poi col sinistro, ma che giocata. Sì, hanno queste qualità proprio di tocco, di tecnica, di controllo, davvero molto belle a vedersi i giocatori dell'Ajax, anche Strock, non è la prima che mette in mostra oggi. Attenzione perché adesso può partire Ilic, bravo, è più veloce di Verkeil, Ilic viene fermato ancora una volta dal perfetto intervento di De Reuter. Ortelli, il tocco è per Amirzade, fermato, riparte l'Ajax, ancora Amirzade però, esce. Adesso come giusto che sia c'è un po' di anche confusione, un po' di stanchezza, squadre che commettono un po' di errori di tocco. E allora è con il numero 6 Antonelli. In gioco il pallone, Serdar non ci arriva, ancora Antonelli, vince due rimpalli, poi però meglio di lui Ilic, ancora l'errore con Ortelli, cerca dentro Gioele Salvadore, ma è perfetto l'intervento da parte di Verkeil che commette però anche fallo con una trattenuta evidente su Salvadore. Attenzione Ilic, va a calciare, aveva libero un suo compagno di squadra in area di rigore, ha preferito invece la soluzione individuale. E questo Ilic devo dire che giustifica, scusa. Attenzione, il tentativo di Strock che qui alza di troppo la mira, aveva tutta la possibilità di andare verso la porta con l'errore di Kriezi, il primo errore del portierino del Lugano. Qui un po' la stanchezza, Strock si erano visto male dalla posizione del corpo, aveva pensato addirittura al pallonetto, provare a scavalcare Kriezi. Con la classe qui, conclusione davvero difficile, specialmente a fine partita. Adesso in mezzo al campo si muove Amirzade. Attenzione O'Neill, va a puntare. O'Neill allarga bene il gioco sulla destra, dove viene anticipato Arifi dal numero 11 Simone Garantola. Arifi per la rimessa laterale. Fa vedere Serdar, l'autore del 2-1, ecco Serdar di testa, prova a prolungare, c'è Amirzade, poi in qualche modo il Lugano. Attenzione perché il tentativo ancora è da parte di Serdar, benissimo in chiusura sul suo palo qui Kriezi. Un bello stile Kriezi, si è tuffato molto bene, anche proprio tecnicamente impeccabile nell'intervento Kriezi. Qui c'è una spinta abbastanza plateale, la mima anche l'arbitro, e allora sarà calcio di punizione per l'Ajax. Spinta da parte di Turchiev, che poco fa ha colpito una traversa. Il ritmo rimane alto per il merito del Lugano, che ovviamente vuole rientrare in partita, però nonostante la giornata molto calda, squadre che stanno davvero tenendo bene come fisico, anche come lucidità e come freschezza. Va col tentativo direttamente in porta, che esce di poco però. Tanto O'Neill va un po' a discutere con la marcatura troppo stretta secondo lui da parte del numero 6 Ortelli. Ecco qui la conclusione. È molto difficile anche questa, l'Ajax ogni tanto in attacco eccede nelle giocate troppo difficili, anche qui insomma cercata di metterla sul secondo palo, difficile per tutti. Attenzione Konadu, palla dentro e la trattenuta qui abbastanza netta da parte di Ortelli. Direi che era evidente la trattenuta su Arifi. È rientrato con A2 e ha subito sfornato un'altra perla. Decisamente il giocatore più impressionante di questa partita.
E allora è Serdar sul pallone. Attenzione al numero 9, Tarik Serdar. Va lui con il destro e la parata di Kriezzi, che manda il pallone in corner. Molto bene l'intervento da parte di Kriezzi. Ancora Serdar, che già il primo tempo aveva riportato in vantaggio l'Ajax dalla distanza con questo destro davvero interessante, con la palla che si abbassa e scende pericolosa verso la porta. Il calcio d'angolo battuto immediatamente, cioè pallone che va però a sfilare sul fondo, non può intervenire in questo caso perché il c'è stata una deviazione però da parte dei giocatori del Lugano. Allora ancora a corner. Parte il calcio d'angolo verso il tentativo di testa da parte di Serdar, che non ha paura, poi con Adu non può arrivare. Ci vanno spesso quei palloni alti, sarà difficile vedere un gol di testa in queste partite under 10, però è interessante che comunque provino anche a giocare la palla alta. Adesso il tentativo da parte di Amirzade, poi fermato Garantola. Gioele Salvatore va su questo pallone, se la prende un po' con Serdar, che ha commesso fallo. Altra entrata non esattamente amichevole di Serdar. Sasha Antonov perde il pallone, altro fallo però secondo l'arbitro. Ora Mirzade sbaglia tutto, ricomincia l'Ajax. Attenzione alla progressione da parte di Antonelli, dietro per Kriezzi che allontana, però l'Ajax riconquista ancora. Senna Antonelli va col sinistro, altissimo, sopra la traversa. Sicuramente c'era la potenza, un po' meno la precisione. Abbiamo superato il 20° minuto del secondo tempo, siamo alle battute finali, 3-1 Ajax, che dunque sembra destinato a portare a casa i primi 3 punti di questo Venice Champions Trophy. Attenzione O'Neill si accentra per calciare con il destro. O'Neill alla fine non trova più spazio, prova ma viene assolutamente smorzata la sua conclusione. O'Neill, grande aggancio, e arrivano anche gli applausi, ma gli applausi sono per l'Ajax che vince dunque la prima sfida di questo Venice Champions Trophy. 2-1 il risultato.